Ale, ciao a tutti, oggi siamo venuti al ciclo magistrati della Corte dei Conti a vedere un po' la ripresa della scuola tennis dopo la chiusura. Stefano, mi emozioni sempre perché quanti anni sono che lavoriamo insieme Sono tanti anni e belli anni, ragazzi. ormai? Ne abbiamo fatte. Oggi ti ritrovo qui in veste di regista, quindi io sempre qui, con i capelli sempre più bianchi. Allora, niente, parlando seriamente, abbiamo riaperto il 3 giugno, siamo riusciti ad ottenere un po' di permessi, no? Con la burocrazia, molto complicato chiaramente, per gli ovvi motivi che conosciamo. Però mi sembra che i ragazzi hanno risposto benissimo, stiamo avendo un eccellente ritorno, insomma, quindi sono tutti qui vogliosi, presenti, eccetera. Se riusciamo a questo punto, quest'anno pensavamo di proseguire l'attività per tutto il mese di luglio, così quelli che vogliono fare tornei si possono anche allenare nel periodo estivo, visto che l'estate di solito organizziamo centri estivi vari, ma per i motivi di cui sopra, quest'anno insomma, non riusciremo a garantire questo tipo di servizio. Allora pensavamo di fare gli allenamenti a luglio qui alla corte, sempre chiaramente in attesa che le notizie continuino a essere buone, no? Da tutti i punti di vista. Adesso abbiamo raggiunto la maestra Serena e con le dovute distanze chiederemo anche a lei com'è stato il rientro qui nella scuola tennis. È molto bello. E contenta di aver rivisto tutti i ragazzi, anche se comunque durante la quarantena ci siamo sempre sentiti e visti tramite videochiamate e cose varie, però molto contenta. Il maestro Maurizio Garofalo, che con le dovute distanze chiederemo anche a lui come è stato il rientro qui alla scuola tennis. La ripresa è stata benissimo, contenti, contenti tutti, io sono contentissimo di vedere i ragazzi. Perché la quarantena è stato un incubo. Allora, maestro, ti vorrei chiedere una cosa. Tu sei un grande corridore e so, perché noi ci siamo sentiti spesso, che non andavi a correre fuori, ma non mi hai mai detto però come hai proseguito la tua attività fisica? Con la bicicletta, col tamburo, in bici, un paio d'ore al giorno, tutti i giorni. Ok, grazie maestro. E adesso raggiungiamo il maestro Matteo Mascetti, che ha iniziato, che nonché anche preparatore atletico, che ha iniziato la sua ora di preparazione fisica con i ragazzi dell'agonistica. Com'è stato il rientro al lavoro? Beh, rientro al lavoro è stato bello perché, insomma, dopo 2 mesi fermo non era facile stare chiusi in casa. Pensavo peggio, sinceramente, con tutte le accortezze che uno doveva fare, però, insomma, la giornata di lavoro scorre tranquilla ed è fantastico stare di nuovo con i ragazzi. Benissimo, ti lasciamo con i tuoi allievi. Ciao ragazze! E noi adesso proseguiamo questa passeggiata all'interno del ciclo magistrati della Corte dei Conti, ascoltando le parole della preparatrice atletica, la storica preparatrice atletica Monica Ruzza. La raggiungiamo. Come è andato il rientro al lavoro dopo 2 mesi e mezzo di chiusura? Buongiorno a tutti, bellissimo il rientro, finalmente ho rivisto tutti i miei ragazzi e sono stata felicissima dal vivo, vicini qui, anche se non li ho potuti abbracciare. Dal vivo, giustamente perché la prof Monica ha proseguito il lavoro, nonostante ci sia stata la chiusura della fase 1, attraverso le piattaforme. Ci vuoi raccontare, Monica? Sì, certo, una mia allieva, Flaminia, mi ha detto: Monica, sai, noi ci vediamo sempre a fare gli addominali insieme ai ragazzi. Ho detto: dai ragazzi, organizziamo che vi alleno. E quindi poi è iniziato così per gioco e invece per 3 volte alla settimana ci vedevamo tutti quanti, allenamenti con detersivi, bottiglie d'acqua, vari attrezzi, il manico della scopa, ma comunque siamo riusciti a fare delle bellissime lezioni di atletica che si ricorderanno tutti. Compagnia del maestro Valerio. Allora, Vale, come è stato questo rientro? Beh, siamo felici di aver ricominciato nonostante le difficoltà e speriamo duri più a lungo possibile. Abbiamo raggiunto il maestro Rossano. Maestro, com'è stato il rientro? Bello, bellissimo.
ci mancavano i ragazzi, ci mancava tutto, ci mancava il suono delle palline, ci mancava il rumore della scivolata, il rumore delle stecche, purtroppo quelle ci stanno sempre, ci mancava tutta l'aria che ci fa respirare questo sport meraviglioso. Proviamo ora ad entrare nella nostra segretaria dalla maestra Deborah e vediamo se ci può lasciare un piccolo saluto anche lei. Ovviamente come tutti sono molto felice della riapertura. Parole scontate, ma in questo periodo i luoghi comuni hanno la meglio. Come ogni mercoledì, il primo mercoledì del mese, ci viene sempre a trovare un vecchio allievo, Valeriano Solfidi, per gli amici Chicco, per fare dei match test. Lui solitamente fa un match al mese. Adesso ti volevo chiedere, Chicco, sono 3 mesi che non giochi, come ti senti? Sono 3 mesi che non gioco, ma devo dire che questi 3 mesi non è che mi sia annoiato così tanto, anzi, sono stato pure abbastanza bene durante la quarantena e ho ricominciato a giocare. Giocare a giugno, diciamo che togliere l'inverno e rientrare col sole a giocare a tennis è una gran cosa.